Sei pronta? Quasi, vieni un po' qua. Tu ora vai bene e io dici che la mamma mi troverà da dire se vengo alla sua festa La così? mamma? Anch'io cercavo la mamma. Allora Elena mi prese per mano e mi portò fuori davanti alla baracca. Io stavo per sorriderle quando lei mi disse: "È lì il crematorio dove brucia tua madre." Io vidi un camino altissimo da dove uscivano fumo e fiamme. Lei, non contenta, mi chiese: "Tua madre era grassa?" Allora io le risposi di sì. Lei, trionfante, mi rispose: "Ne avranno fatto sapone, non senti la puzza?" Da quel giorno sentì solo puzza di crematorio e io seppi che lì vi era anche una camera a gas. Non potete uscire di qui senza aver ascoltato prima anche me. Anche io sono stato da Auschwitz, ma sono riuscito a sopravvivere ancora per molti anni. Ma qualcosa dentro di me è rimasta prigioniera, una cosa molto importante che anche voi dovete conoscere. Un giorno io e un altro prigioniero eravamo vicino ai carichi dei bambini. Una SS si è avvicinata e ci ha mimato con le mani di prendere un bambino di pochi mesi e lanciarlo in aria. Noi ci siamo chiesti lanciarlo, però lui insistette con un fucile puntato. Allora il mio prigioniero prese il bambino e lo lanciò in aria. Come se fosse un bersaglio, la SS lo centrò in pieno. Un suo collega che era vicino vide tutta la scena e cominciò a imprecare. E io dissi: "Finalmente qualcuno di umano in questo mondo." Subito dopo mise una mano in tasca e tirò fuori dei soldi. Ci mise un po' a capire, avevano scommesso su quel tiro. Continuarono a tirare i bambini più volte ed eravamo noi a lanciarli in aria. Ma cosa sta succedendo? A me è passata la voglia di andare a caccia. Devo assolutamente dire a papà che non voglio più sparare né sfiorare Ma niente. dai, sei scemo, come puoi pensare alla caccia? Secondo me dovremmo concentrarci su quello che abbiamo visto. Secondo me ci stanno chiedendo qualcosa. Tipo? Allora, ricapitolando, ci stavamo preparando per la festa della mamma e subito sono apparse delle figure che, da quello che ci hanno detto, credo siano dei sopravvissuti. Dobbiamo cercare di scoprire chi sono, per poterne parlare in classe e un po' dappertutto. I sopravvissuti sono quasi tutti morti, restano immagini, registrazioni, libri. Noi siamo gli eredi, i testimoni.